Non solo nella provincia sua, nella sua città. Flora Mondadori. Flora Mondadori. Amici, sicuramente da noi saremo pagati con sale. Però occhio perché ci sono dei cecchini al castello di Bordi che è quella cosa di meglio. Sai com'è questa vicenda? La fa tutta la regione, no? Con i fondi regionali vengono sei casi. Mi devi informare per dire che non è stato più baciato di capire. Ma un convegno, sulle piante, sull'agricoltura, sulla marijuana. Siccome Flora Mondadori, penso che sia fiori. Ah, libri, libri. Ragazzi, cominciamo che io c'ho giù lupi, devo andare a dicevo. Allora, numero uno del presidente, concessione del patrocinio, il nuovo logo della regione, figure ad iniziative varie. Poi del presidente ci sono alcune variazioni compensative. Allora, la 4, la 5 e la numero la 4 e la 5 riguardano variazioni compensative nell'ambito del medesimo macro allegato al bilancio, il terzo e il secondo provvedimento. Poi la numero 6, la numero 7 e la numero 9 invece sono variazioni compensative nell'ambito del medesimo programma al bilancio di previsione, rispettivamente i provvedimenti secondo, quarto e terzo provvedimento. E poi un'ultima variazione, la numero 8, variazione al bilancio, e si sente l'articolo 51 del decreto legislativo, progetto Erasmus Cares, quarto provvedimento. Poi il numero 10 del presidente e dell'assessore Giancadrone, deliberazione numero 13 e dell'8 febbraio 2016 del Consiglio dell'Ente Parco delle Alpi Ligure concernente il bilancio economico di previsione per l'esercizio 2016, determinazioni conseguenti. Numero 11 del vicepresidente, accordo regioni. Stato numero 234 del 23 dicembre 2015, obiettivi di piano sanitario regionale anno 2015. C'è un atto dovuto, si tratta di la quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale, le regioni devono presentare dei progetti per poter utilizzare queste quote che sono vincolate. Quindi abbiamo sviluppato i progetti del 2015, quindi si tratta ovviamente dell'anno trascorso, sono tutti interessanti e importanti. Del vicepresidente numero 13, indicazioni concernenti le esenzioni per reddito. 12. Perché ci sono i soliti indicazioni concernenti le esenzioni per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria. Sì, questa è una delibera particolare in quanto riguarda la scadenza delle autocertificazioni per l'esenzione dal pagamento del ticket al 31 marzo. Quindi noi dobbiamo temperare a quanto disposto dal dettato normativo e stabilire che tutti i cittadini che ritengono di avere diritto all'esenzione per reddito e non compaiono negli elenchi del MEF debbano presentare autocertificazione alla propria ASL. E l'autocertificazione avrà validità per l'intero anno solare. Per i cittadini ultra 65 anni si propone di raccogliere l'autocertificazione per il 2016 e dal 1 gennaio 2017 prorogare la condizione di validità dell'esenzione. Questa è un'innovazione, è la, diciamo, la parte ovviamente che contraddistingue la delibera, in quanto si vuole andare incontro ai cittadini ultra 65 anni che si ritiene non debbano avere, data la loro età, delle variazioni di reddito, e non li si costringe a presentare anno dopo anno un'autocertificazione. Ovviamente, se ci fossero delle variazioni di reddito, i cittadini sono obbligati a fare la comunicazione con le conseguenze penali. Sono contentissimi tutti perché è veramente una rottura di scatole. Ringrazio, è una, ovviamente è una delibera urgente perché questi adempimenti devono essere e soprattutto deve essere comunicata. Quindi ho dato incarico alle ASL di fare una efficace e capillare comunicazione a tutti gli anziani. Numero 14 del vicepresidente, approvazione elenco regionale di soggetti autorizzati all'attività di trasporto sanitario di emergenza
d'urgenza ai sensi della DGR 1385 del 2014 e provvedimenti conseguenti. Ecco, anche questa è una delibera molto importante che riguarda tutto il complesso delle assistenze ligure, i comitati della Croce Rossa Italiana all'interno del servizio sanitario regionale, in base a delle precedenti decisioni della precedente giunta, sono stati sottoposti a revisione e a rinnovo di tutte le autorizzazioni a tutti i soggetti autorizzati all'attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza. Con questa delibera abbiamo una tempistica in modo tale che entro una certa data tutti debbano essere in regola secondo queste nuove disposizioni. Oggi diamo un primo elenco di chi già alla data odierna è in regola, dando comunque termine a tutti di adempiere alle prescrizioni o alle richieste di adeguamento. Pertanto, questo per essere precisi, poi sarà nostra cura comunicarlo in forma adeguata, si fissa il 1 giugno 2016 il nuovo termine entro il quale i soggetti a cui le ASL hanno chiesto adeguamento e prescrizioni devono attestare mediante autocertificazione la realizzazione degli adempimenti. Entro il 1 luglio le ASL devono provvedere a verificare la realizzazione degli adempimenti richiesti e entro il 29 luglio, quindi entro fine luglio, la Giunta dovrà aggiornare l'elenco definitivamente. Quindi con questo ovviamente sicuramente avremo una rete efficiente e capillare presente sul territorio, perché diciamo ovviamente è un fiore all'occhiello la presenza di tutte le pubbliche assistenze sul nostro territorio ligure. Numero 15 del Vicepresidente, interventi di sostegno per persone sottoposte a provvedimenti penali, di cui la deliberazione 1432 del 2015, presa d'atto costitutivi ATS, approvazione progetto, approvazione patto di sussidiarietà. Con questa delibera continuiamo nel percorso del patti di sussidiarietà che mettono in rete associazioni presenti sul territorio che hanno avuto un buon riscontro e delle ricadute positive in termini di concretezza. In questo caso abbiamo una rete presente sul territorio del Ponente Estremo Ponente Ligure che si adopererà per i progetti, in particolare del recupero di persone sottoposte a provvedimenti penali, quindi è una sicuramente un'iniziativa importante che va nella direzione del coinvolgimento delle associazioni sul territorio. Numero 16 del Vicepresidente, Fondo regionale per la non autosufficienza, periodo febbraio-luglio 2016, impegno di spesa di euro 4.904.000. Sì, è ovviamente un importo importante, si provvede all'erogazione di 350 euro al mese a persone non autosufficienti ultra 65 anni per il mantenimento al proprio domicilio, quindi è un contributo atteso viene ripartito tra i vari distretti sociosanitari in base alla stima del fabbisogno. Numero 17, Assessore Berrino. Presa d'atto dell'accessione di credito a seguito di procedura di gara informale effettuata da FINS SPA per il servizio di finanziamento di acquisto di autobus per il trasporto pubblico locale. Sì, la FINS è arrivata alla fine della gara per l'accessione del mutuo, adesso cede il credito in modo da poter procedere all'acquisto dei mezzi, che sono la prima tranche del famoso accordo del novembre 2013. Quanti mezzi sono? 110 circa. Questi 10 sulle 4 provenienti? 3. Impera niente perché con l'idrogeno hanno cambiato 3 autobus a idrogeno con i 14 che gli spettavano al gasolio. Quindi di dicembre, con questo ci sarà il credito, ieri 5 terzi. Va bene. Numero 18, Assessore Cavo, approvazione del progetto di affidamento servizi di assistenza tecnica istituzionale all'Associazione Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo relativa all'annualità 2016 del TORA per 2014-2020, impegno di spesa di euro 84.350. Questi sono annualmente 84.000 euro annuali che si dà come assistenza tecnica a Tecnostruttura per appunto l'assistenza d'ufficio per la partita del Fondo Europeo. In questo caso ovviamente della perché.
numero 19 e 20, due procedure di VAS dell'assessore Gian Pedrone. Sì, non aveva parlato, due VAS favorevoli. Due VAS, terzo articolo, una riguarda il piano integrato del Parco delle Alpi Ligure e l'altro invece riguarda i piani integrati dei parchi Antola, Avete e Bevaco e hanno dei pareri motivati con prescrizioni. Invece la numero 21 dell'assessore Giampedrone, legge 38 del 98, è una procedura di via regionale relativa all'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi in località zona Pitta del comune di Pietraligure, Savona, proponente Miniaci SRL, parere positivo con prescrizioni. Numero 22 dell'assessore Mai, convenzione Regione Liguria Corpo Forestale dello Stato, IGR 952 del 2012, approvazione del piano finanziario 2016, impegno di euro 120.000. Come già detto, in base alla convenzione che abbiamo in essere con il Corpo Forestale dello Stato, anche se è previsto la riorganizzazione del corpo, per tutto il 2016 la convenzione sarà attiva e in questa fase noi impegniamo i primi 120.000 euro in base al piano finanziario che ci hanno proposto a settembre. Quindi prosegue la famosa convenzione? Per quest'anno sì, 2016. Chiaramente per il prossimo anno ci sarà una forma diversa perché saranno carabinieri, quindi bisognerà ragionare su qualcos'altro. Non si viene accorpato. Loro chiaramente hanno già fatto una proposta di collaborazione, vediamo tanto di che cosa si fa, con chi parleremo, quale sarà l'interlocutore, perché la parte di funzioni verrà ovviamente assegnata al vigile fuoco, vediamo che cosa manterranno, cosa manterrà il CFS. Ad oggi ancora non molto chiaro. Comunque. Da lavorarci. Come spesso le riforme di questo novità. Per ultimo, pratiche in sacca, una proposta al Consiglio degli assessori Rixi e assessore Cavo, approvazione del programma triennale di sviluppo e sostegno all'università, alla ricerca e all'innovazione, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 2 del 2007. Sì. Spiego io, visto che Donato non è potuto essere presente, lo trovate in allegato, è un programma molto sostanzioso, triennale appunto di sostegno all'università, alla ricerca e all'innovazione, previsto dalla legge regionale citata, è un programma che diciamo poi si avvale a delle linee guida molto chiare e va a valersi di due fondi strutturali, ovvero il Fondo Sociale Europeo e il FESR. Ha di fatto una dotazione, ovviamente in maniera di previsione, perché poi dovranno essere elaborati i singoli progetti, di 35 milioni di euro, 37 milioni di euro, 25 dal FESR, 10 dal Fondo Sociale Europeo, 2 dai fondi sull'innovazione. Per quanto riguarda il FESR, sono stati definiti degli ambiti prioritari di intervento, così chiedeva ovviamente l'Unione Europea, e le macro aree di specializzazione per l'attuazione di questo piano sono state individuate nelle tecnologie del mare, salute e scienze della vita, sicurezza e qualità della vita nel territorio. Per quanto riguarda il Fondo Sociale Europeo, andiamo a insistere su due obiettivi tematici che sono il 10, cioè investimento nelle competenze, l'8, nella promozione dell'occupazione e nel miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'istruzione superiore. Di fatto andiamo ad attivare misure in questo stanziamento di master, dottorati di ricerca e assegni di ricerca. Soltanto per darvi un riferimento, in assegni di ricerca è circa 10 milioni l'anno, due bandi fatti recentemente di 10 milioni in poco più di un anno sono andati tutti esauriti, quindi questo per darvi l'idea insomma dell'importanza anche dell'esigenza di intervenire su questo settore che ovviamente teniamo tutti quanti strategico. Questa proposta è già stata vagliata dal comitato di indirizzo che ha fatto delle integrazioni e così andiamo in consiglio. 35 milioni di euro. Beh, ecco. Poi due fuori sacco, presidente assessore Mai, procedura di liquidazione delle soppresse comunità montane, rilascia assenso alla cessione di beni.
poi una pratica dell'assessore Berrino, integrazione rettifica alla DGR 1481 del 2015, decreto legislativo 422 del 97 articolo 9, contratto di servizio tra Regione Liguria e Trenitalia per il trasporto ferroviario regionale. La delle 4 euro per i non residenti nelle 5 terre. Che parte, cioè, precisiamo qua che è dedicata solo al 5 Star Express, e quindi tutti gli altri treni prima delle 8 e mezza e dopo le 7 e mezza di sera non sono gravati da questa tariffa neanche per i turisti, quindi continuano a pagare la tariffa attuale prima e dopo. Molto bene. Poi due comunicazioni del presidente con la richiesta di Gonfalone, già stato individuato l'amministratore che partecipi, quindi sono le due cerimonie. Festa di San Giuseppe, venerdì 18 marzo 2016, dalle ore 17.30 presso la cattedrale di San Lorenzo, e partecipa il presidente Bruzzone. Invece l'altra cerimonia, sempre con la presenza del Gonfalone, per lunedì 21 marzo 2016, dalle ore 9 presso Piazza Roma, piazza della stazione di Imperia, e qua partecipa il vicepresidente. Evviva. Questa tanto sono già scritto qua, non potevo pensare. Aspetta che ti dico dove sei. Sì, certo, ci sono. Sì. Allora, io ho finito con le tracce. No, quindi c'era la mia delibera sui materie di te. Vediamo un attimo riservata. Okay. Possiamo chiudere. La manifestazione per fanno perché gira ogni anno la prima volta, prima le facevano solo una palestra.